sono arrivati i nostri ospiti. Newsroom con Simonetta Collini. Okay, if your tape G fails after launch, go to the standby key and it will not affect your boost. 008 clear to runway 04, wind at 030 degrees at 2, altimeter 3011. Give it to me, baby. Like it.
questa è solo la prima, perché poi ce ne sono anche altre e ce ne sono un bel po'. Sono 11 tracce in totale. Sì. Questa si intitola Fly, la voce è quella di Wendy Lewis. Tutto il collettivo di questi musicisti straordinari che abbiamo qui in radio a Radio Parma oggi in diretta sta sotto la denominazione di Maison Musique. Benvenuti. Grazie per l'applauso. Ciao, buona giornata. È un applauso assolutamente sincero e come vedete i ragazzi che stanno applaudendo sono molto contenti. No, vabbè, insomma, era comunque per era comunque per buona accoglienza. Dunque, io partirei, se non altro per motivi di campanilismo stretto, da Andrea Satovi Bertorelli. Ciao Sato. Ciao Simo. Grazie per avermi portato questi due grandi musicisti che insieme a te formano il cuore pulsante di questo progetto musicale. Guarda, presentali tu, perché io sono sempre stata una grande fan e quindi rischio come al solito di fare presentazioni troppo eclatanti. Allora, la mia destra, tanto non si vede, sono in radio, Sauro Malavasi, che è, diciamo, la mente creativa. La maggior parte dei pezzi sono nati da sue idee. E alla mia sinistra Valerio Semplici, componente originario, fondatore dei Black Box, dei Black Box. Mi sembra 6 milioni di copie di Ride on Time, qualcosa del genere. Sauro comunque sarà stato un fondatore, ma ci suonava con i Black Box. Sì, è nato tutto a casa. No, a casa mia è nata tutta quella storia nel lontano fine anni 80. Beh, diciamo che io e Valerio, sì, questa passione da tanti anni che ci lega, il fattore della musica. Però nei primi anni 80, mi ricordo che assieme a lui siamo andati a Modena da Maurizio Maggi, e bassista a quel tempo dei Nomadi, e praticamente svendeva il suo vecchio studio, e io e Wally siamo andati là una giornata, abbiamo comprato un mixer, mi ricordo, un reverbero a molle, quindi un reverbero a molle, quindi c'è le armi di distruzione da guerra proprio, sì, e poi una tastiera, il famoso Prophet, tastiera incredibile, insomma, e poi un Fostex otto tracce. Sì, otto tracce. Molle è presente gli Iron Butterfly, no? Sì, tipo, sì, io godo da vita, modificato. Usciva una roba del genere, insomma, everybody right on time, insomma, così era, tanto per far capire da che estrazione, anzi da che grandi successi venite, ma soprattutto da che grande passione per la musica, insomma. Tu, Sauro, se non mi ricordo male, hai iniziato a suonare a 12 anni la tua prima band. La tua prima band a 12 anni. Sì, assolutamente, la passione della chitarra l'ho avuta fino a quell'età, e avevamo questa band dove tra l'altro io cantavo, avevo una voce bellissima. No, insomma, Valerio non è molto d'accordo. È peggiorato. Poteva andare bene, diciamo così. Poteva piovere, insomma. Sì, no, non piovia però in quel periodo. Ma lui è uno di quelli convinto di essere bravo, poi quando si risente dice: ma quello non sono io. No, quello non ero io dovevo cantare, ma non ho cantato, ho cantato un altro. Comunque nasciamo col rock negli anni 70. Ecco, nascete tutti rocchettari tranne Sato, perché no, Sato non è mai stato un rocchettaro. Beh, insomma, vabbè. Dai. Così? Toto, Richard Marx, sono rock, per te non so. Soft. Rock fighetto, dai. Il soft rock, Aor. Sì, esatto. Bravo, sì, vero. Aor. Blue Eyed. Cioè, non eri uno che ascoltava gli Iron Maiden, No, di Purple. No, però Robert Plant mi piace molto, mi piacciono le produzioni laccate di Robert Plant, quelle che ha fatto negli anni 80. Aia. Non è che avevi la radio sintonizzata solo su quel canale lì. Comunque, sodalizio tra i grandi musicisti tra Parma e Reggio, no? Siamo qua. Sì, Parma e Correggio. Parma Reggio, senza citare cibi e formaggi, cose. No. Maison Musique. Yeah. Ci sono un sacco di featuring in questo album che è uscito quest'estate. Appena prima dell'estate. Beh, immagino un album destinato a un mercato internazionale di livello di alta classe, nel senso che questa è musica molto raffinata, è musica di grande gusto. Grazie. È musica, insomma, che va suonata anche con un certo stile. Mm-hmm. Beh,
Diciamo prego. Che non era nato così. In realtà è un disco heavy metal. No. Aveva tutta un'altra strada. Poi è arrivato Sato e allora abbiamo detto: aspetta, facciamo ma una cosa. Ma è sempre così. Tu non lo facciamo sapevi. Una cosa che si adatti anche a lui e da lì. Ma Valerio, spiegami com'era nato questo disco. No, un casino pazzesco, perché Sauro nel suo modo di comporre è veramente incredibile. C'è di tutto e di più, quindi. Bisogna limare un po'. Lì, devi limare, devi sistemare le cose. Anima. Quando poi hai finito di limare, non c'è rimasto praticamente. Ah, grazie, complimenti. Però è prolifico, ha già sono rimaste le cose essenziali. Quindi tutti i pezzi sono di Sauro. No, non tutti. Sì, la maggior parte, sì. L'idea iniziale. Cioè, diciamo che sono lavorato, degli input con dei provini che vengono, diciamo, nascono da un portatile, e poi io e Valerio cominciamo a guardarli un pochino insieme, che appunto tante cose vengono cambiate, poi arriva il vecchio Andrea che con le sue mani magiche. Quindi alla fine è il contributo di tutti e tre. Sì, assolutamente. Sì. Quindi Sato investe oltre che di compositore, co-compositore, co-autore. Anche di produttore, hai fatto un po' il produttore? Sì, un po'. Ma più arrangiatore in questo caso, forse. Il producer è Valerio. Sì. Ah, volevo dire una cosa che non c'è tra i featuring, perché solo suonato la chitarra. C'è un bravissimo musicista che è Maurice Pradella nel disco. Te lo dico perché magari non ti vedi nella copertina. È vero. Che ha suonato la chitarra, ha fatto diversi assoli. Lui, tra l'altro, è anche il cantante attuale di Quinto Rigo. È andato Maurice? Sì. Ha fatto il progetto su Zappa e su Hendrix con lui, anche sia in vivo dal vivo che in studio. Insomma, grande Maurice. Maurice Pradella, ma sì. Io in realtà ho visto il credit di Maurice, perché c'è sul web. Ah, sul web sì. Non c'è sul disco. Sì. E dicevo, parata di stelle, molte abbiamo la fortuna di conoscerle, tranne lui. Lui, insomma, l'abbiamo sempre seguito, ci è sempre piaciuto molto già dai tempi di Found Love, già dai tempi dai tempi di Caigo. Il grande Danny Losito, che ha partecipato e ha cantato in un pezzo. Sì. Sì, uno solo, perché sono state le donne quelle ad essere privilegiate. È vero. Wendy Lewis, che abbiamo appena sentito, e c'è anche Marina Santelli, che noi amiamo svisceratamente e che conosciamo bene, che canta in due pezzi. Sì, e sì. Tra l'altro ne firma anche un paio, se non mi ricordo male. Però io direi di partire da Danny Losito, lo ascoltiamo e poi mi raccontate un po' tutto, come è andata in studio, come lo avete convinto a incidere questo pezzo con voi, che cosa sta facendo adesso. Certo. Father, volentieri. Si chiama così? Maison Music, Danny Losito. My
that moves. Questa è la musica che stiamo ascoltando, l'album, non abbiamo ancora detto il titolo ragazzi, eh? Si chiama Soul District. Soul District. Soul District 2. Yeah. The Second. Esatto. Dunque, Danny Lusito, che canta in questo pezzo, ha completamente cambiato voce. Ma sai che te lo volevo dire prima, infatti. Poi... ha cambiato voce, è pazzesco. È ancora più black, allora... è ancora più rude. Sì. Chi è stato? Allora, in realtà lui questa l'ha cantata nel suo studio. Sì, perché almeno sì, io non, sì, non c'ero sì, quando sì. La. E quindi secondo me l'ha cantata al mattino. Vorrei dire, io lo conosco bene, Danny. Ho sì, fatto anche delle arrivato, cose. È arrivato già. Come si suol dire, già cantato. Già cantato. Già mangiato, già cantato, già svegliato. Sì, non era proprio così, abbiamo ma dovuto fare delle modifiche. Non è una, cioè non è che sto facendo una critica, ha una voce sempre bella, però sì, è totalmente diversa sì. Da come, da come ce la ricordavamo. Infatti sì. Quando le abbiamo mandato esatto. Diciamo la base con due o tre input diciamo di melodia, quando ci è arrivato io sono rimasto un po' così, mi sono trovato. L'ha fatta cantare al suo vicino di casa, hai pensato questo? Una roba del genere, bravo. Sì, ho detto ma cos'è questa storia? Però figa, molto figa. Probabilmente l'ha cantata al mattino con la voce volutamente rauca, e magari Ibiza, con l'idea di rifarla, e poi magari l'ha lasciato così perché si è accorto che era più black. E però... quando l'avete sentita vi è piaciuta subito? Sì, a me sì. Sì. Per me è quella più sì, radiofonica. Sì. E quando gli abbiamo fatto cambiare due o tre cose, ho detto chissà se torna con la voce così. Perché... tu la volevi, cioè allora qui Danny è stato geniale sì, a suo modo, è stato lui, sì, nel sì, senso sì. Ci ha messo proprio del suo sì, sì, non sì. Ha cantato, non ha fatto il compitino, ma ha voluto renderla più personale. Esatto, è sì. Stato anche veloce, ti dirò, a cantarla sì. O sbaglio, mi, cioè, non mi sembra. Ma sì, le solite mesate. Ma noi gli abbiamo mandato la base, la base con il testo, e poi la melodia se l'è un po' arrangiata lui. Cioè. Insomma, avete lasciato cantare. No, perché loro vengono in studio, poi vanno via. Io ci rimango. So io i tempi. Esatto. Le lunghe attese. Sì, le lunghe, le bionde trecce anche. E le risalite? C'erano anche le risalite. Fino a questo momento abbiamo parlato di cantanti, continueremo a parlare delle voci che hanno prestato il loro featuring ai vostri pezzi, però parliamo anche dei musicisti, a parte voi tre, musicisti che noi conosciamo e che amiamo, dunque Paolo Di Sabatino yes. E il maestro Luca Savazzi, yes. Due pianisti insomma. Di quelli che tu sai che sei un tastierista sì. Che ti definisci tastierista perché hai cominciato con il pianoforte. Beh, in confronto a loro ci mancherebbe certo. Non ti viene mai voglia di metterti lì davanti un bello Steinway anche a mezza coda e di abbandonare ma, l'elettronica? Ma no. A te piace proprio quello sì. Ma si sente sì, si sente sì. Ma in realtà ho suonato anche il piano in un paio di pezzi però . Però si sente perché insomma sembra che ci do delle mattonate. No, è vero. Bravissimo invece, bravissimo. Però quando è che si sceglie da pianisti, quando è che si sceglie di diventare tastieristi? Forse puoi rispondermi anche quando entri in un negozio passi tre ore sì, provare un synth magari sì magari so. Senti dei suoni ecco magari puoi sentire una tastiera che ti dà delle soddisfazioni forse ma non è che passi completamente cioè, fai un po' no tutto. Secondo me rimane affascinato da tutte questi suoni elettronici sì Valerio sei clarinettista se non io sono diplomato in clarinetto il tuo primo sì, strumento è il clarino sei proprio diplomato e per il musica resto, classica sì tutto, infatti sì. Ne ho fatte di cotte e di crude di ogni che non te le ricordi neanche più tutte esatto poi mi sono divertito a suonare la batteria il basso insomma vari strumenti. Sulle tastiere non ci vai? Sì ci vai? Ci vado, cioè, vado anche sapevo che ci andavi sì ho messo le mani dappertutto hai avuto le mani in pasta dappertutto. Sì. Dunque abbiamo parlato allora del maestro Di Sabatino e del maestro Savazzi, nominiamo anche gli altri perché insomma c'è un bel flicorno, c'è sì. Anche un bel flicorno perché qui tutta la musica elettronica, le tastiere, gli effetti, sento anche alcuni suoni che derivano
sicuramente da una ricerca avanzata, però poi a un certo punto spunta un flicorno. Giovanni Amato, sì, ha suonato nel pezzo che ho cantato io. Che ascoltiamo dopo. Musicista napoletano che ho conosciuto suonando con Mario. Poi c'è Paolo Del Rico. Paolo Del Rico, sì, Ridillo. Ridillo, carissimo amico. Ridillo. Sì. Morris Pradella lo abbiamo nominato. Poi c'è un'altra chitarra, quella di Johnny La Rosa, oltre naturalmente a quella di Sauro, perché sì, tu suoni la chitarra. Benissimo. Sì. Così abbiamo fatto un po' il quadro della situazione. Ottimo. Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra 40 secondi, non di più, con la voce di Marina Santelli. Yeah. All my people just be rolling up on this spot. Cause this spot's the hottest spot up on this block. All my people just be rolling up on this spot. Come on. All my people just be rolling up on this spot. Cause this spot's the hottest spot up on this block. Come on.
Time, ancora Maison Musique, mentre si stanno divertendo come i pazzi a farsi selfie di tutti i tipi. No, è Sauro. Sauro, torna al posto. Sì, sì. Appena stato in bagno per mano. Allora, Maison Musique, sapete, io adesso vi narro un piccolo aneddoto, ma una sciocchezza. Ascoltavo questo CD in macchina per prepararmi naturalmente all'intervista. E non so perché, ma il mio lettore CD in macchina è un po' anteguerra, non mi dà i titoli e non mi dà i credits. Insomma, ho un display un po' piccolino, poi già ci vedo poco da vicino. Però io Marina Santelli l'ho riconosciuta subito. Certo, non ho riconosciuto Danny Lusito. Perché come ci dicevamo, sta. Insomma, ragazzi, chi suona la batteria poi alla fine? Nessuno. Ma c'è una batteria vera? Sembrerebbe. Diciamo che no, mi sono divertito. Ti sei divertito a simulare come, esatto, come si faceva nei gloriosi anni '80. Sì, utilizzando suoni veri, sì. Mm-hmm. Sì, infatti ce l'hanno fatto notare questa cosa qua. Quando è programmata bene fai fatica a distinguere. Abbiamo provato anche a mettere qualche cosa di vero, ma poi alla fine abbiamo tenuto quelle lì. Un batterista non l'avete cercato? Sì, ce l'abbiamo cercato, abbiamo fatto un po' di prove, ma non è... Insomma, la storia l'ho suonata meglio io. No, è vero, è vero. Vabbè, il pezzo che abbiamo sentito, Time After Time, che può insomma far ricordare una Time After Time di tanto tempo fa, invece no, non c'entra niente, esatto, perché Malavasi Semplici Santelli, quindi Marina ha collaborato alla stesura di questo pezzo. Abbiamo già detto di come Danny ha così rivisitato a modo suo la traccia che gli avevate mandato, e anche per gli altri è stato così, nel senso che voi avevate un'idea precisa della traccia vocale e poi chi ha voluto cantarla, chi l'ha cantata, ha cambiato in corsa le cose? È successo un po' anche per gli altri? Ma in questo caso sì, l'ha firmato Marina perché la melodia è sua. Ah, ok. Magari c'era una traccia, però poi l'ha modificata lei. L'altro pezzo invece che canta lei, sì, l'ho firmato io perché quello lì penso che è mio, quindi l'ho firmato. Ma sì, lì avevo già un'idea melodica, per cui adesso non mi ricordo se l'ho cantato in studio, gliel'ho mandata cantata da me. Comunque quella lì, diciamo, si è attenuta di più. Sì. Cosa sta facendo adesso Marina? Marina cosa sta facendo? Beh, Marina adesso ci sarà anche nel prossimo disco che ti presenterò fra un po'. Bene, di chi quello sarà questo? Quello con le cover di Gino Vannelli, ovviamente, c'è anche in quello lì. Ma batò! quanto grande vi ha fatto diventare la testa a voi di Gino Vannelli? Ditemelo, Valerio e Sauro. Con Sauro non c'è stato bisogno, penso. Beh, io lo conoscevo e sono stato sempre un grande appassionato di Vannelli, però devo dire un fanatico. Cioè, Vannelli dovrebbe dire di grazie comunque, sì, però, assolutamente, perché sei in Italia conosciuto. Se a Rubiera è conosciuto, no, Rubiera veramente. Beh, insomma, un grande promoter di Gino. Sì, assolutamente, addirittura insomma io sai che ho sempre un debito di riconoscenza con te, Sato, per quella cosa al Blue Note, sì, sì, eccetera eccetera. Beh, comunque le influenze della grande musica, come possiamo chiamarla, non era neanche easy listening, perché c'è stato un periodo negli anni 90 che o si ballavano proprio le cose dance oppure c'era questo tipo di musica. In alcuni momenti mi ricordate molto la concezione musicale degli Incognito, perché sì, se l'America negli anni 90 stava abbandonando quella musica così raffinata, non so, mi vengono in mente gli Steely Dan, mi viene in mente Stevie Wonder, mi viene in mente i Doobie Brothers, quelli con Michael McDonald, l'Inghilterra si appropriava e faceva suo questo genere, il famoso AC Jazz, certo, e da lì arrivavano cose meravigliose. C'è un po' di quel periodo nel vostro album? Involontariamente, soprattutto in Fly, anche perché la timbrica di Wendy, forse Maisalik, brava, sì, ricorda un pochino, brava, la prima cantante di Incognito. Sì, assolutamente, sì, Fly ti porta in quel mondo lì, anche se lei è americana in realtà, però sì, effettivamente anche a me un po' ricorda. Beh, comunque utilizzando, non è una bellissima parola, ma utilizzando musicisti dal vivo, jazzisti in gran parte, per cui vai a finire in quelle cose lì. Per forza. Sì, ci vai a finire dentro, anche perché è una cosa molto bella, piacevole. Non è facile comporle, ma alla fine
la resa è quella lì. Alla fine ci vuole sempre un grande gusto per tutte le cose, ma in particolare per questo genere, perché bisogna stare molto attenti a dove si mettono i suoni, a dove, perché già un ping piuttosto che un pong. Ecco, in questo caso tre teste sono meglio di una. Three heads are better than one. Ragazzi, dobbiamo fermarci, esatto, perché abbiamo le news. Okay. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e torniamo subito dopo, perché ci restano da ascoltare ancora un paio di cosucce. Tra l'altro c'è una richiesta del maestro Bertorelli e noi non possiamo dire di no. A tra poco. Radio Parma. La radio siamo noi. Newsroom con Simonetta Collini. On your hands never seem to heal. I thought all I needed was to believe. La richiesta del maestro Andrea Satomi. Bravo, per
Allora, gli applausi che sentite, se vi siete sintonizzati solamente adesso, è un vero peccato, arrivano dai suoi due degni compari. Va bene se vi chiamo degni compari? Sì, il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe e il volpino, dai, visto che mi sembra che sia il più giovane, esatto. Sauro Malavasi e Valerio Semplici, ovvero il nucleo centrale, il cuore pulsante dei Maison Musique. Stiamo ascoltando le canzoni dell'album, ne resta ancora una, l'abbiamo tenuta appositamente per ultima. Come mai? Perché c'è il flicorno, perché canta Sato, perché insomma si intitola anche Cold Hand Lady. La storia di questa canzone, maestro Sato? Oddio. No, beh, non mi piace essere troppo autobiografico. Dai. Vai. Scusa, domanda si risponde. Beh, insomma, dai. Sì. La storia di questa canzone? Sì. La ragazza. Salvo, vai pensarci tu. La ragazza dalle mani fredde, qualcosa. Cold and lady, esatto. Mani fredde, cuore caldo, si dice. Lo sapevi? Interessante, no, non lo sapevo lui. Alziamo il microfono, maestro Malavasi. Sì, mi scusi. Cioè, che tu non sappia così usare un microfono, questo veramente. Non me ne ero accorto. Mi spezza il cuore. Valerio, che no, cosa. Sono viziati perché glieli faccio trovare sempre pronti. Ah, capito? Sei tu che sistemi tutti i microfoni sulla incisione. Dove è stato registrato esattamente questo disco? A casa mia. Tutto a casa tua? Sì, in the house. In the house. E quel, tranne, sì, pianoforti, cose più grosse, ovviamente strumenti più grossi, perché quelli sono arrivati da fuori. Com'è nata la scelta delle voci? Perché insomma della musica abbiamo parlato, le composizioni, gli arrangiamenti, i suoni. La scelta delle canzoni, Sauro? Delle voci. Beh, insomma, la scelta delle voci, c'è un panorama, cioè anch'io conosco tanta gente, come anche i ragazzi conoscono tanta gente, quindi quando nascono, diciamo, questi brani, questi mondi, diciamo, mondi musicali, pensi chi potrebbe essere giusto la timbrica di un pezzo di questo tipo, poi vai attorno alle persone che conosci, proponi e a sto punto ascolti. Perché comunque poi alla fine avete scelto fondamentalmente nella maggior parte dei casi voci del territorio, cioè non siete andati, non so, a New York. No, anche per una questione di comodità, anche. Cioè, a parte Wendy, che Wendy appunto è di Chicago, però vive a Roma, c'era possibilità di poterla contattare. Anche i musicisti ospitare. Stessi sono tutti della nostra parte. Sì, assolutamente, sì. Anche per, ripeto, una questione anche di comodità, altrimenti diventa. Già è stato un parto lunghissimo, diciamo, questo album, perché quanto ci è voluto, Valerio? Questo lo spiego io, però. No, facciamo parlare Semplice. Abbiamo anche un po' discusso a un certo punto, perché si stava un po' dilungando questa cosa. No, più che altro il progetto è partito nel 2010, è partito, diciamo, a livello di bozze, di idee e quant'altro. E praticamente riascoltando le cose, quando arriva il 2012-2013, certe cose dicevo, cazzo. No, ma va spiegata questa cosa. Vai, Valerio. Una produzione così, anche se vai in uno studio tutti i giorni, comunque 8 mesi, un anno ce lo metti. Noi lavoravamo solo il lunedì sera. Lavoriamo un giorno e basta. Lunedì sera, un giorno alla settimana. È ovvio che se tu diluisci tutto questo in una serata sola, cioè ci metti degli anni. Beh, fondamentalmente allora vi ci è voluto una settimana. No, 5 giorni. 5 anni, 5 giorni. In 5 anni, un giorno all'anno. No, vabbè, un lunedì, 4 settimane, sì, insomma, dai, un annetto. Noi, ha ragione, noi facciamo ha ragione i calcoli. No, assolutamente, perché arriva un certo punto, quando i pezzi sono a un certo punto, le canzoni, hai voglia di chiuderle, ecco, solo col fatto che dici basta. Ma più che altro perché sì, hai poi anche voglia, insomma, di chiudere le cose e sentirle finite, impacchettate bene, ecco, però col fatto, appunto, vedendoci una volta a settimana. E verso che mercato sta andando questo disco? Beh, attualmente il mercato è nostro, il nostro territorio al momento. Speriamo, ci stiamo lavorando, diciamo, con le conoscenze un po' che abbiamo noi, c'è. Potrebbe essere il Giappone, potrebbe essere quei. Non saprei. Sì, il Giappone. Mi piace molto il Giappone. Ti piace molto. Sì. Siete stati in Giappone? Io mai. Mai? Valerio sì, Valerio è fatto così con la testa. Beh, è nato in Giappone, lui.
Veramente? No. No, io sono Eruiki Sakamoto, italiano. Ecco, appunto, Sakamoto. Sato, perché mi hai chiesto? Satamoto. No, vabbè, sapete lui perché si chiama Satomi? Perché il suo soprannome è Satomi? Arriva da Kiss Me Licia? Sì, lo sa. Lo sa. Perché Valerio fa sempre queste facce di come se lui fosse appena arrivato e non sapesse assolutamente di che cosa stiamo parlando? No, lui sa sempre tutto, fa finta di niente diverso. È diverso. Allora, maestro Satomi, perché mi hai chiesto Forbidden Colors di ascoltare la canzone meravigliosa firmata a quattro mani da David Sylvian e Ryuichi Sakamoto, colonna sonora di Furio e vabbè. Bellissimo film, sì. Perché quando siamo arrivati hai nominato l'autunno, guardando fuori la finestra, allora, cioè, dicendo autunno, il primo pezzo che mi è venuto in mente. Ti viene in mente quella? Quello. Beh sì, dai, l'atmosfera, insomma. Allora, Sato che canta e che suona, che arrangia, che produce, ma canta anche. Ovviamente entrambi conoscevate già le qualità vocali di Sato, giusto? Yes. E sì. Che cosa avevate immaginato per lui? Questo pezzo qua. Sì. Non c'è molto altro da dire, Valerio? No, ce n'è anche un altro. No, dillo, inedito. Inedito, e adesso magari ci pensiamo, lo mettiamo fuori. Sì, nei prossimi mesi sicuramente ne ha cantati due. Dobbiamo ancora ascoltare questo. Esatto. Cioè, andiamo per ordine. Andiamo per ordine. Allora, la ragazza dalle mani fredde, dalle mani ghiacciate, ma dal cuore caldo. Oserei aggiungere Cold Hand Lady Maison Musique featuring Sato. Are we really human beings? Just puppets in our minds. Time has come with no answers. We both live on the edge. It was just you and I. In the dark, why sorrow glowed in your eyes. I should have known it before. She will turn, call him lady once more. We'll be right back.
blaming the end. All that we were now face to blame. Non è facile a orecchio distinguere il suono di una tromba dal suono di un flicorno, così insomma è una cosa un po' da iniziati, però questo era un flicorno. Un flicorno, sì. Non è facile neanche distinguere la voce di Gino Vannelli da quella di Sato. Bella, bellissima. Un applauso. Beh, insomma, Sato, mi sembra evidente l'ispirazione a cui hai fatto riferimento per cantare. Ma eppure, perché tu mi conosci, ma sì. Non tutti hanno riconosciuto. Ma no, diciamo che i modelli sono due, se ci fai caso, perché sì. Se hai in mente quel signore che It's only forever underground. Se tu ci pensi, non è poi così. C'è un altro, aspetta, c'è un altro. Ce n'è un altro. Comincia a fare. Fa molto Guerre Stellari questa cosa, ce n'è un altro. Oppure vabbè, dai. Stai parlando Costello? Sì, un po' Elvis Costello, Beh, lui no, è un altro dei, no, miei, dei miei Bowie, idoli. Bowie no. Tu dici di no? No. Sì. Beh, Costello c'è. Ah, il Bowie post anni 80. Sì, beh, certamente. Esatto. Che era underground. Esatto, sì. Vabbè, Labyrinth comunque ha segnato tutti noi, Cioè, da Labyrinth non si esce vivi. Mi dispiace tanto. Siete andati a vedere la mostra David Bowie a Bologna? Sì, è andata la Dani, la mia amica. Dovete andare. Sì, dovete assolutamente ancora andare. Cioè, è fino al 13 del prossimo mese, ancora un mesetto. Uh-huh. Vi sconsiglio la domenica, certo. Ma essendo musicisti presumo che al mambo installazione bellissima. Ci vogliono 2 o 3 ore per vederla tutta bene, certo. Io sono messa 6 quindi, ti sei inciampata continuava a girare, sì, come una trottolina. Va bene, quindi abbiamo già detto che il mercato a cui è insomma destinato questo album è globale, però il vostro sentore di musicisti, cosa vi dice relativamente a questo genere, che ne abbiamo accennato un po' prima, era molto popolare negli anni 90 anche da noi, appunto grazie a gruppi, noi abbiamo parlato degli Incognito, ma c'erano anche Galliano, c'erano i Count Basie, Brand New Avis, esatto, poi insomma a un certo punto tutto è scemato perché i cicli e i ricicli sono così. Come viene recepita questa musica così ricercata, così bella, così divertente anche da ascoltare? Rimarrà sempre una cosa per pochi, insomma, una roba di nicchia. Cioè, noi facciamo queste cose, facciamo quello che ci sentiamo, insomma, quindi non è che abbiamo riferimento o vogliamo fare delle cose perché deve andare un genere o un altro. Quello che esce è questo qua, quindi viva questa musica. Dove può arrivare, arriva. Sì, dove, bravissimo. Una delle cose che abbiamo scelto è di farla così perché vogliamo suonarla dal vivo. Sì, anche perché c'è anche questo obiettivo di fare. Perché la presentazione l'abbiamo fatto live, l'abbiamo fatta a metà maggio, abbiamo presentato il disco in una situazione live, eravamo in noto sul palco. Ma il progetto per l'inverno imminente è appunto di fare queste 5-6 date. Stiamo valutando. Con tutte le voci dell'album? No, assolutamente. No, ce ne sarà solo una femminile e una maschile, perché tra l'altro oggi non abbiamo fatto sentire il pezzo di ci sarà sicuramente Fremonti, che è un pezzo incredibile e lui ha una voce incredibile, quindi dovrebbe essere lui. Non è che possiamo far sentire tutto, dobbiamo anche un po' incuriosire. Giusto, hai ragione. Comunque era per dire, insomma, voce maschile lui o una voce femminile, che stiamo decidendo, ecco. Però l'obiettivo è di fare appunto un po' di promotion live, quindi perché noi siamo una band, una grande band, direi. Sì. Sul palco voi? In tutti i sensi, come sì, se data l'età non ci addormentiamo. Dovete suonare prima delle 9. E a letto per le 11. No, io sono abituato ad andare a letto tardi, quindi E a letto per le 11:30. Non ci credo. Va bene, mi farete sapere quando avrete deciso. Grande, volentieri. Le date, speriamo un po' vicino. Con l'anno nuovo. Perché io vi immagino al Blue Note a Milano, vi immagino a Roma, vi immagino anche a Torino, anche qua vicino.
A Roma, stavo dicendo al The Place. Al The Place. So, sì. O anche al Blue Note a New York. Non so se esiste ancora. Non lo so nemmeno io. Maison Music, dobbiamo ringraziare e salutare, e poi mi dite perché lo avete ringraziato nei credit, un amico carissimo che si chiama Mirko Bertani. Tuo caro amico. È un mio carissimo amico del Club Squisito, insieme appunto a Valerio Semplici. Il Club Squisito è un progetto che tu hai attivato, sì, un po' di anni fa e che... Sì, che sta andando avanti, abbiamo fatto... No, ma di che... cioè, sì, lo so che sta andando avanti. Che tipo? Di che tipo? No, perché... Lounge, diversi musica... Diversi anni fa, sai, potrebbe anche essere finita la cosa, ma... No, sì, è lounge, è deep, soprattutto deep. Deep, sì. Mm-hmm. Sì. E Mirko ha collaborato in qualche modo in questo disco, visto che ci sono i ringraziamenti anche per lui? Sì, lui praticamente ci ha dato una mano per i video, ci ha dato una mano anche per la scaletta. La scaletta per la scelta dei brani, come sistemarli. Certo. E poi ce l'abbiamo sempre lì attaccato. non te ne libererai no, mai. È la mia ombra. È piacevole comunque. È piacevole. La nostra ombra. È la vostra mascotte, dai. È piacevole. Ragazzi, grazie mille. Aspetto le date dei live. Ci salutiamo ancora con quello che io non sapevo fosse il singolo. Ho detto, ma quasi quasi facciamo questo come singolo. Poi ho scoperto che lo è, veramente. È la versione estesa, ma è molto bella e la consiglio a tutti quelli che prenderanno il disco, anche la a cappella riprise, che sta proprio alla fine dell'album, la traccia numero 11. A proposito, per avere questo disco come possiamo fare? Lo vendono al Music Mill. Ah, al Music Mill. Il disco fisico si trova su Amazon. E poi online, sì. Allora, su Amazon e a Parma da Music Mill. Assolutamente. E poi online, ovviamente, su iTunes, su tutti i più grossi portali. Cioè. Diamo anche il sito. Music Mill, che è vicino al Centro Torri adesso, non è sì, più. Sì, no, non è più in Viale dei Mille, anche se si chiama ancora Music Mill. Mm-hmm. È l'ultimo avamposto della vendita dei dischi. Allora, www.blacksaloonstudios.com è il sito dello studio che vi ha mixato. No. Ci ha masterizzato. Ok, sì. E comunque insomma tutti i riferimenti sono su Facebook, anche gli altri social. Comunque sì, assolutamente, Facebook, Twitter e Instagram. YouTube, Instagram, bravissimo. Però il nostro sito è Maison Music con la Q di quadro.com. Maison alla francese, yeah. Ecco, casa alla francese, musique con la Q, tutto attaccato, punto com. Perfetto, i riferimenti ci sono. Perfetto. Ragazzi, grazie mille, è stato grazie un piacere. A te. Grazie a tutti. Aspettiamo, visto che comunque mi sembrate molto prolifici, mi avete già dato un sacco di anticipazioni, aspettiamo anche il materiale nuovo, ma soprattutto aspettiamo di sentirvi dal vivo. Ottimo. Sì. Ci salutiamo con la voce di Wendy Lee Lewis, Maison Music Fly. Grazie, ciao. Buon weekend. Okay, if your tape G fails after launch, go to the standby key and it will not affect your boost. 008 clear to runway 04, wind at 030 degrees at 2, altimeter 3011. Give it to me, baby.
standby G, and it will not affect your boost guidance. 008, clear to runway 04, wind at 030 degrees at 2, altimeter 3011.